Cicco. Allora, prima gara in assoluto, anche se in famiglia abbiamo già chi corre. Sì. Chi ti ha spinto? Lei, la tua ragazza, o hai avuto sempre diciamo la passione? Diciamo che sono stati gli Sturino e anche la mia ragazza, sì. Quindi la colpa è degli Sturino, grandi amici. Soprattutto. Bene, primo slalom di Cellara, prima gara per te, una macchina non facile. Salutiamo Mauro Paolillo. Soprattutto non mia la macchina. Macchina non facile, la conosciamo. Allora, semaforo verde, prima innestata, quando hai alzato la frizione, che è successo? Che è dentro di te? Il cuore andava a mille, non sapevo nemmeno se arrivavo sopra, la verità. Però come hai alzato la frizione è passato tutto, vero? Sì. Bene. È un'emozione indescrivibile. Quando hai visto invece la bandiera a scacchi? È stato bellissimo, soprattutto quando ho visto il risultato, alla seconda e alla terza mancia, che ho abbassato di tantissimo. Bene, grande risultato, grande passione, so che vuoi salutare qualcuno. Ringrazio la mia ragazza e i miei amici, soprattutto tutti quanti, tutti. Bene, alla prossima. N1006, terzo classificato, Pietro Giuseppe De Cicco. Secondo classificato, dopo una lunga battaglia con il primo, Antonino Germanò. Non c'è, vince della New Generation Racing Domenico Marchio. Domenico Marchio vince anche l'assoluto di gruppo. Questo è l'N1006, passiamo all'N2000, adesso chiamiamo il pilota esordiente, che è il numero, all'esordio il numero 43, Pietro Giuseppe De Cicco, 21esimo assoluto. Fermo, dove vai? Risali. Perché vince anche l'Under 23. Io sono. Ah, è sorgente. Vedo uno splendido sorriso per 42 giusto?